Ciao amici, cosa facciamo quando iniziano a comparire i primi capelli bianchi? Io mi disperavo, poi hanno vinto loro. Ah beh, io non li ho mai tinti. Spesso la soluzione è tingerli, ma le tinte chimiche danneggiano i capelli e non solo. Ci sono molti studi scientifici secondo cui le sostanze chimiche delle tinture per capelli fanno male anche alla salute. Ma perché i capelli diventano bianchi? È una questione di melanina. La melanina è la stessa sostanza che permette alla pelle di diventare scura se esposta al sole. Mica mi devo abbronzare? No, serve per i capelli. Tramite il follicolo, la melanina viene inserita nella struttura dei capelli. Con l'avanzare dell'età, questo meccanismo si blocca e i capelli crescono grigi e bianchi. Oggi vediamo due rimedi fatti in casa per prevenire e ridurre i capelli bianchi. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. 1. Lozione con patate e oli essenziali. Per questa lozione si usano le bucce delle patate. Ingredienti: la buccia di 5 patate, mezzo litro d'acqua, olio essenziale di lavanda o di rosmarino. Preparazione: fare bollire in acqua le bucce delle patate per 5 minuti. Lasciare raffreddare e filtrare, quindi versare in una bottiglietta. Aggiungere alcune gocce di olio essenziale, usarne solo un tipo per volta. Come si usa? Prima di lavare i capelli, massaggiare chioma e cuoio capelluto per 5 minuti. Poi lavare i capelli con uno shampoo delicato. Dopo aver provato la lozione in questo modo, potete invertire i tempi, cioè lavare i capelli prima e poi applicare la lozione e lasciarla asciugare. In questo modo l'effetto colorante naturale sarà più veloce. Benefici: la buccia di patate contiene fosforo, ferro, calcio, fibre, potassio, proteine e vitamine A, B e C, che rendono i capelli più forti e riducono la caduta. In più, gli amidi delle patate sono un colorante naturale. Usare questa lozione regolarmente aiuta a coprire i capelli grigi in modo dolce, oltre a nutrire i capelli. 2. Tè di foglie di ortica. Il tè di foglie di ortica è molto benefico per i capelli e non solo, si può usare in due modi: 1. Da bere, 2. Come lozione. Preparazione: in un recipiente che si può chiudere con un tappo, versare circa mezzo litro di acqua bollente su mezza tazza di foglie di ortica. Chiudere bene e lasciare in infusione tutta la notte, almeno 6-8 ore. Per chi ama il sapore del tè di ortica, si può bere durante tutta la giornata. Basta controllare di non soffrire delle controindicazioni per questa pianta. In alternativa, si può applicare come lozione sui capelli. Dopo averli lavati, applicate il tè sui capelli su tutte le lunghezze. Lasciatelo in posa per qualche minuto, poi asciugate i capelli. Benefici: l'ortica ha moltissimi benefici, in particolare per i capelli contiene vitamina A, C, K, calcio, potassio, magnesio, ferro e clorofilla. Come le bucce di patate, ha un potere colorante naturale, oltre a nutrire il capello e fermare la caduta. Entrambi i rimedi richiedono più applicazioni per dare risultati visibili, ma abbiamo la garanzia che non ci fanno male, anzi, che rispettano e nutrono i nostri capelli. Sul canale trovate tanti altri consigli di bellezza naturale come questo. Per vederli tutti, basta iscriversi al canale. È facile, con un clic, così. E attivate tutte le notifiche cliccando sulla campanella delle notifiche qui sotto. Io vado a provarli subito. E voi amici, che fate? Scrivetemi qui sotto dei vostri successi con questi rimedi o se ne usate degli altri, perché la bellezza è naturale. Vai in descrizione per trovare le playlist di tutti i miei video, i link ai miei libri ed ebook, i motivi per cui divulgo la mia esperienza. Seguimi sul canale, sui social, clicca mi piace, condividi e iscriviti alla newsletter del mio sito. Noi ci vediamo al prossimo video. Nel frattempo, ogni giorno, sempre più trendy e sani, con Simona Vignali, naturalmente. Ciao!